per noi è simbolica perché è la panchina dedicata alle donne contro la violenza sulle donne, è un'iniziativa che è nata qualche anno fa e che custodiamo in Rai con molto orgoglio. Beh, io sono felice di essere arrivata incolume alla panchina perché recentemente sono volata in studio con una canzone di Dalla a Rai 1. Allora ho detto, ma forse che con gli scalini rifaccio il volo. Con Dalla sotto, in sottofondo. Con Dalla mi avevano dedicato cara. Per cui la panchina è una buona meta. E questo è uno dei ricordi che mi piacerebbe raccontare con te. Ma prima ti voglio chiedere, quando è che hai conosciuto Lucio? Quando è che sei diventata una sua fan? Quanti anni avevi? Io ho una cosa che mi lega struggentemente a Lucio e che non riguarda precisamente lui. Perché mio padre, che era giovanissimo, entrò nella neonata Rai, divenne zona produzione per Enzo Trapani. Applausolo, grande, perché è uno dei... Trapani. Il quale faceva questi musicarelli. Quindi papà conobbe Lucio Dalla col suo primo disco, Lei, parentesi, non è per me. Questo disco. Lei. Sentite cos'è. Non è. Le urla che faceva. Non è per te. Quindi io avevo 12 anni e lui arrivò a casa entusiasta parlandomi di questo Lucio Dalla e che aveva voluto nel video di Trapani una scimmia sulla spalla e papà era andato allo zoo a prendere uno scimpanzé. Questa cosa nelle teche Rai c'è, strepitosa. E mi portò al disco. Quindi io sentivo questo, se sentite cos'è, di un po' jazz puro. Quando chiudete gli occhi, passano 10-12 anni, io conosco Lucio e gli dico, io sono una tua fan, da Lei non è per me. Lui resta così e fa, abbiamo venduto 5 copie, ne hai tu una di queste 5? La voglio! Grazie. Nel senso, era stato veramente un fallimento perché era troppo avanguardia. Quindi per me Lucio è legatissimo a papà. Pensa che mi portò il disco anche di Luigi Tenco. Ma tu ce l'hai ancora questo disco? Di Lei non è per lei? Me? Ce l'hai? Oddio tesoro, ho fatto tanti traslochi, ho il traslocatore di famiglia più che il medico. Il disco si è perso, purtroppo. Accidenti, questo mi dispiace. Ma era un perso, 45 giri. Francesca, hai presente quanto sono grande? È un guado di vita. Chi è grande come me, che forse ha le cose dei 12 anni. Io sono una che conservo tutto, ma il disco no. Vabbè, godiamoci un po' di successi del grande Lucio Dalla. Eh sì. Love, il suo nome detto questa notte mette già paura. Sarà diversa, bella come una stella, sarai tu miniatura. L'ultima luna, la vedo solo un bimbo appena nato. Aveva occhi tondi e neri e fondi e non piangeva. Editavo amico, cosa si deve inventare per poter riderci sopra, per continuare a sperare. Tanto i pesci dai quali discendiamo tutti assistettero curiosi al dramma collettivo di questo mondo che a loro indubbiamente doveva sembrar cattivo e cominciarono a pensare nel loro grande mare, come profondo il mare. Avrebbe dovuto morire, Marco voleva andarsene lontano, qualcuno li ha visti tornare, tenendosi per mano. Lucio è poesia, Lucio è lungimiranza, Lucio sapeva guardare avanti, sapeva guardare oltre. Francesca, posso aggiungerti una cosa? Oltre che un musicista strepitoso perché veniva da un mondo jazz, pur non conoscendo la musica, non la scriveva, quindi incredibile. Ma la cosa di Lucio è che è il cantore di tutti noi. Ha scritto delle ballate, sono ballate le sue, sono degli inni a tutti noi. Pensate Mary Louise, quella addirittura... Ogni personaggio, sembrano ritratti psicologici, vero, oltretutto, straordinari. Quindi l'amore per l'umanità che Lucio riversava nelle sue canzoni, secondo me, nessuno. Proprio... E tra l'altro...
altro questo tuo ricordo di infanzia, questo tuo grande amore per Lucio, a un certo punto si è incontrato davvero nella tua vita professionale con lui, perché in Borotalco, che è un film pazzesco, di grande successo ancora oggi, che interpretava, incarnava lo spirito di una generazione. Borotalco, Nadia Vandelli. Allora, Nadia, che nasce dalla penna di Carlo Verdone e di Enrico Oldoini, e che è un personaggio strepitoso, molto raro nel panorama, perché è una ragazza descritta in profondità. Di solito noi facevamo la fidanzata di, la moglie di, invece Nadia ha la sua vita ed è una ragazza velleitaria, con delle ambizioni, molto ingenua. Quindi Nadia è veramente la proposta più, come posso dire, un po' innovativa, certo. Sì, assolutamente. Innamoratissima fan di Lucio Dalla, che per quel film scrisse. Per cui scegliemmo Dalla perché per una ragazza velleitaria, ingenua ma intelligente, non poteva essere una cosa troppo pop, non poteva essere, doveva essere qualcosa alto. E Lucio è sicuramente nella cosa popolare il più alto, anche perché ha queste costruzioni musicali. Quindi che fosse Dalla il mito della vita di Nadia, rappresentava quello che era questo personaggio così moderno, di un momento proprio di transizione. Non ti scordare che fino allora noi ragazze, pure a te, ti avrebbero tenuta a casa. Siamo state noi bene. A 18 anni a dire no ai papà. Anche noi abbiamo in Nadia il simbolo che al fidanzato gli dice no caro, anch'io ho diritto alla mia dimensione. Oggi ci rediamo. Ma un tempo è stato persino una conquista poter lavorare. Pensa infatti te. Si dice, insomma, che Borotalco fu un film un po' manifesto, no? Sì, di quella generazione. Sì. Fra i brani c'era anche Cara. Rivediamo alcune immagini perché sei particolarmente legata a Cara. Beh, siamo Carlo un po' tutti, me un po' l'ha in messa particolare in quella scena, e c'è di più. Quando andava ai concerti di Lucio, e lui a un certo punto diceva c'è un'amica, non posso non farlo, è dedicato a lei, lei sa chi è, e faceva Cara. E io ogni volta piangevo seduta nel pubblico. E questi sono ricordi indelebili, certo, straordinari. Certo. Sentiamo Cara. La notte ha il suo profumo, vuoi cascarci dentro, che non ti vede nessuno, ma per uno come me, poveretto, che voleva prenderti per mano e cascare dentro un letto. Che pena, che nostalgia, non guardarti negli occhi e dirti un'altra bugia. E per ricordare questa collaborazione speciale abbiamo un video messaggio di Carlo Verdone. Wow, Carlo, dove sei? Dove lo vediamo? Là. Dalla sua cella lui vedeva solo mare. Cara Francesca, buon pomeriggio. Un saluto a te con affetto e un saluto ad Eleonora. So che state celebrando giustamente Lucio Dalla. Lucio come luce, luce sulla musica, luce sui testi, luce sui nuovi arrangiamenti, luce sulla bella musica. Conosco un posto nel mio cuore dove tira sempre il vento per i tuoi pochi anni. Borotalco per me è un film importante non soltanto perché c'era un grande autore come Dalla al quale il film è dedicato, ma è stato importante perché io venivo da due film, Un sacco bello e Bianco, Rosso e Verdone, che erano due film che erano andati molto bene, ma si vedeva là un Carlo Verdone che faceva tanti caratteri, tanti personaggi. Allora era nato il sospetto in molti che Verdone sapeva fare soltanto quello. E allora io mi dovevo giocare la mia carriera con un film a personaggio unico. E come colonna sonora non potevamo fare a meno di prendere uno dei principali esponenti, che era appunto Lucio Dalla. Quindi la storia ha un terzo protagonista, Dalla. Si parla di lui. È la storia di due mitomani, praticamente. Due bravi ragazzi che vive, lei soprattutto vive nel mito di questo Dalla. Se la deve dare a te,
Eleonora è stata veramente straordinaria come partner. Ricorderò sempre quando Lucio la mattina dopo mi telefonò da Bologna, era andato a vedere il film abbastanza arrabbiato perché, come tutti sanno, negli striscioni c'era scritto Borodalco, film di Carlo Verdone, con Carlo Verdone, Loro Giorgio, musiche di Lucio Dalla, grosso così. Sembrava che il film era di Lucio Dalla e lui sarà molto giustamente arrabbiato, furbizia dei produttori. Però alla fine della proiezione, lui steso per terra nel cinema che era strapieno, a un certo punto gli venne tributato un grande applauso e lui capì che quel film era stato scritto onestamente ed era un omaggio a lui. Di più, muoviti più in fretta, di più. Speriamo che rinasca in futuro un altro come Lucio Dalla. Abbiamo bisogno della sua ironia, abbiamo bisogno della sua simpatia e di guardare il mondo non con la depressione, ma sempre con il sorriso, sempre con leggerezza e profondità nello stesso tempo. Buon pomeriggio a tutti e un bacio grandissimo. Si vuole bene a Carlo, lo vedi che c'ha quel fondo di quella malinconia un po' leopardiana. Ti adoro Carlo, ti voglio veramente bene, sei un uomo speciale. Sì. Ascolta, c'è questa mostra che adesso è stata inaugurata anche a Napoli, dove si racconta la vita di Lucio tramite, insomma, gli oggetti a lui più cari, le fotografie della sua vita, eccetera. Noi mandiamo delle immagini. Strepitosa, io ci sono stata. Alessandro Nicosia è stato il curatore, che voglio dire ha dei precedenti illustrissimi, non ha mancato anche questa volta, una mostra stupenda. Adesso è a Napoli, quindi consiglio di andarlo assolutamente a vedere, è al Museo Archeologico di Napoli. E ieri è stata inaugurata anche una scalinata proprio in centro dedicata a Lucio Dalla, questo certo, proprio per simboleggiare certo il legame fortissimo che c'era tra Lucio e la città di Napoli. Ringraziamo naturalmente la Fondazione Lucio Dalla perché questa mostra ci permette di celebrare ancora una volta quello che è stato forse uno dei, sicuramente, sì, beh, tra i più grandi senz'altro della musica italiana. Grande Lucio, grande. Vuoi ridere? Un piccolo aneddoto da ridere? Allora, si arrabbiò dei manifesti, io non sapevo niente, vedi che Carlo l'ha raccontato. Fatto sta che a me mi chiamavano i fotografi, quindi c'era un'importante copertina, allora c'era Sorrisi e Canzoni TV, il mio fotografo, lo voglio citare, Rino Petrosino, perché un grandissimo non c'è più, che doveva fare questa copertina con Carlo e Lucio. E Lucio era entrato in una zona sua di crisi, era partito con Catarro, che era la barca, si chiamava Catarro, la sua barca, e stava alle Tremiti. Si era scordato, lui aveva un momento di super successo, era pressatissimo. Fatto sta che dice, come facciamo adesso la copertina? Sai com'è il mondo romano, il fotografo, non ti preoccupare, chiama una copista e tutto, fa il cartonato. Ci ha messo col cartonato! Genio! Col cartonato di Lucio! Ci aveva con Lucio sotto il braccio!